Lasciatelo stare! Le mie scuse per la natura zelante dei nostri addetti alla sicurezza. Però se avessi semplicemente bussato questa spiacevole situazione, si sarebbe potuta evitare. Chi sei? Charles Wessex. E tu? Devi essere Frankenstein. Io mi chiamo Adam. Siamo tutti figli di nostro padre, non è vero? Negare le proprie origini è come essere persi. Io sono un lavoratore, un partigiano del progresso. Come tuo padre, anch'io cerco di dipanare la matassa mortale della vita. Lei è la dottoressa Wade, uno dei più importanti elettrofisiologi al mondo. Salve. Sto tentando di replicare l'incredibile trionfo di Victor Frankenstein, da tempo immemorabile. I pochi appunti letti nel diario sono già molto utili. Sei ragionevole, Adam. Tu sei un miracolo vivente. Ci sono in te le risposte che stiamo cercando da sempre. Io penso solo a cercare le mie. Questo è ovvio. Rimani tra noi. Aiutaci a capire il lavoro di tuo padre. Insieme riusciremo a svelare ogni segreto, ogni risposta. Sì. Victor Frankenstein ti ha dato la vita, ma non è riuscito a restituirti l'anima. Non è così.